Buongiorno a tutti, bentornati nel mio canale. Oggi video haul. Ho comprato un pochino di cose nelle ultime settimane, le ho raggruppate tutte come faccio di solito quando faccio questi video, raggruppo tutte le cose che ho comprato negli ultimi tempi e volevo appunto farvele vedere. Questo è un haul molto molto vario perché c'è abbigliamento, make-up, bigiotteria e ci sono anche due libri, quindi ci sono un sacco di cose diverse. Partiamo dalla bigiotteria. Sono andata a comprare da Stella Z, ho tenuto il sacchettino. È quel negozio che vende bigiotteria e molto spesso fa un sacco di sconti. Infatti, in questo caso c'era tutto scontato al 50%, quindi ho pagato tutto la metà. La prima cosa che ho preso è questo cerchietto fatto così, con queste foglioline qua. Fatte in questo modo, prende praticamente tutto il cerchietto tranne la parte finale, fatto così. E questo mi piaceva perché, pur essendo dorato, è un dorato un pochino tendente al rosso, quindi non quel dorato giallo acceso luccicante, ma un pochino più tenue. Quindi, insomma, questo mi piaceva perché io comunque ultimamente quando esco sto portando i cerchietti e quindi quando l'ho visto me lo sono comprato. Poi ho preso un paio di orecchini. Così a cerchio dorati con il cuoricino azzurro al centro, sono fatti così in questo modo e mi sembravano carini perché con questo cuoricino azzurro per la primavera e l'estate mi sembra comunque un colore tenue che può stare bene in primavera e in estate. Poi ho preso una collana lunga con un ciondolo abbastanza grosso in fondo a cuore. Questa l'ho presa perché il mio compagno per il mio compleanno mi ha regalato un paio di orecchini con tre cuori e sono di oro rosso, quindi un oro diciamo un pochino più scuro, simile a questo. E mi sembrava che la tonalità più o meno fosse la stessa, poi c'era il cuore che quindi comunque si può abbinare agli orecchini a cuore e mi sembrava che potesse essere un buon abbinamento, quindi l'ho comprata. Passiamo al make-up. Ho preso due mini palette da Essence e un rossetto liquido. Vi faccio vedere prima le palette. Ho preso questa, ha dei colori abbastanza accesi, glitterati, e mi piacevano molto questi toni perché comunque ultimamente sto facendo un sacco di esperimenti con il make-up, sto cambiando tantissimo i colori dell'ombretto, li sto provando praticamente tutti. E anche questa ho preso che ha dei toni invece un pochino più sul rosa, azzurro, verde, dorato, insomma così ed è sempre glitterata. E a parte che a me gli ombretti glitterati piacciono tantissimo, quindi quando ho visto queste due, che tra l'altro costavano il 50% in meno perché stavano facendo delle offerte, quindi ne erano rimaste soltanto due e evidentemente non so, forse volevano togliersele di lì, ma essendo rimaste solo queste due, le hanno messe al 50% di sconto e quindi io me le sono comprate. Mi piaceva proprio l'idea dei colori glitterati, ma soprattutto di queste colorazioni perché sono colorazioni che io non avevo, quindi ho voluto comprarle e provarle. Anche perché io sono una persona che realizza tutti i giorni un make-up diverso. Magari le tonalità sono simili, ma in realtà utilizzo sempre colori diversi perché mi piace proprio cambiare. Mi piace tutti i giorni avere un make-up diverso. Quindi io tutte le cose che ho in realtà le utilizzo tutte. Perché molte persone mi dicono quanti trucchi che hai, ma poi li utilizzi? In realtà sì, io li utilizzo tutti. Sono forse una di quelle poche persone che ha tante cose di make-up e che le utilizza veramente tutte. Quindi ogni giorno cambio. Poi ho preso un rossetto liquido che è quella nuova collezione che è uscita, questa qua, ve la faccio vedere da vicino e devo dire che mi trovo bene, è quello che ho adesso sulle labbra, non so quanto riusciate a vedere con la luce, però comunque un rossetto molto naturale, molto neutro che comunque mi è piaciuto ed è il numero 04 colore Woody Rosy. Credo che sia questo, spero sia giusto. Ora comunque vi faccio anche lo swatch così riuscite a vedere qualcosa di più. Questa è la colorazione, è questa qua, spero la vediate. Ed è un colore che poi messo sulle labbra rimane così, almeno sulle mie labbra rimane così. Ed è comunque una colorazione neutra, naturale, quindi oggi che ho utilizzato per gli occhi i colori di queste due palette perché ho utilizzato, vi faccio vedere. Così facciamo un video haul e un video recensione tutto insieme, ragazzi. Qua non perdiamo tempo. Ho utilizzato come colorazione questa qua, questo colore qua, ovviamente molto molto sfumato, e poi ho utilizzato questi due colori.
questo rosa qui acceso e questi due colori qua, ovviamente tutto sfumato, e quindi è venuta fuori alla fine una cosa molto molto naturale. E quindi un rossetto così, che è naturale, mi piaceva da abbinare al colore degli occhi, quindi non volevo fare oggi un make-up troppo sgargiante, troppo acceso. Mi sono tenuta su toni abbastanza neutri e alla fine il risultato comunque mi ha dato soddisfazione, quindi va bene. Poi vi faccio vedere due cosine d'abbigliamento che ho preso da Tezenis e poi passiamo ai libri, perché come vi dicevo sui libri volevo fare un pochino un discorso a parte. Ho preso questa magliettina floreale nera con questo motivo floreale, così è una maglia a maniche lunghe, abbastanza aderente. Poi ho preso questa maglia nera, così, che ha nella schiena questo motivo qua, è fatta così nella schiena. Quindi insomma mi piaceva più che altro questa cosa, perché poi la maglia è una maglia nera normale con le maniche lunghe, anzi con le maniche a tre quarti in realtà, però mi piaceva molto come è fatta dietro. Poi siccome io adesso mi sono tagliata i capelli e li ho un pochino più corti rispetto a prima, comunque nella schiena poi si vede, quindi mi piaceva questa idea. Passiamo ai libri. Dunque io ho comprato due libri al mercatino dell'usato che c'è nella mia città. Io ogni tanto vado a farmi un giro in questo mercatino perché vendono un sacco di libri interessanti, oltre che ad altre cose per la casa, abbigliamento, eccetera, però io più che altro vado nel settore dei libri. E ci sono veramente delle cose interessantissime che costano pochissimo. Pensate che una volta ho preso un libro e l'ho pagato 10 centesimi, cioè una cosa veramente fantastica. Questa volta li ho pagati un po' di più perché li ho pagati 2,80 € l'uno, però comunque mi interessava l'argomento. Il primo è La scienza dell'agopuntura di Guido Fisch, scusate, le mie pronunce sono sempre meravigliose. Guido Fisch. La scienza dell'agopuntura, manuale pratico illustrato di una tecnica millenaria. Questo libro qua. Credo che sia un libro abbastanza vecchio, a giudicare da come è fatto. Infatti è del 1978, quindi è un libro vecchio. Però, siccome io, non volevo spendere tanti soldi per comprare un libro sull'agopuntura, volevo semplicemente un'infarinatura generale su che cos'è l'agopuntura e come agisce. Perché volevo saperlo? Perché io da pochissimo tempo ho iniziato a sottopormi a sedute di agopuntura, perché dovete sapere che purtroppo io da circa un anno ho un problema di salute che non sono assolutamente riuscita a risolvere con la medicina tradizionale. Non mi sono state diagnosticate patologie particolari, è un fastidio, perché alla fine è un fastidio, non è una vera e propria malattia. Però è un fastidio che mi sta veramente compromettendo le giornate, quindi io volevo risolvere questo problema e non riuscendo a risolverlo con la medicina tradizionale, mi sono approcciata all'agopuntura, ovviamente seguendo sempre i consigli del mio medico, perché io non faccio le cose di testa mia quando si tratta di medicina e di salute. Però, seguendo i consigli del mio medico, mi sono avvicinata a questa tecnica, che appunto è quella dell'agopuntura, e siccome diciamo che ci sono dentro fino al collo, perché la sto facendo su me stessa, volevo saperne qualcosa di più e quindi mi sono comprata un libretto in modo da poter, come dire, entrare un pochino di più nell'agopuntura anche dal punto di vista mentale. Ovviamente, prima di fare un video sull'agopuntura, perché ho già pensato comunque di raccontarvi poi la mia esperienza, voglio aspettare di finire tutto il ciclo. Quindi adesso non vi dico niente, non entro nei dettagli, perché prima voglio fare tutto il ciclo, tutta la cura e poi vi racconterò la mia esperienza. Quindi adesso è prematuro, diciamo, però insomma, il libro comunque me lo sono comprato e comincerò a leggerlo. Poi ho comprato la simbologia dei tarocchi che fa parte della collana ABC. Ci sono manuali di una serie di cose, c'erano veramente tantissime cose interessanti, ma non volevo spendere troppo. E ho comprato la simbologia dei tarocchi. Questo è un libro diverso rispetto a quelli che io ho sull'argomento. Ho fatto anche un video su tutti i miei libri dedicati ai tarocchi e alle scienze esoteriche, ve lo lascio nelle schede così potete andare a vederlo. Questo è diverso perché parla proprio esclusivamente della simbologia dei tarocchi, quindi diciamo interpretare i tarocchi solo ed esclusivamente attraverso l'immagine, attraverso i simboli. Ed è un libro che comunque mi piaceva perché io, se voi avete seguito il mio corso sull'interpretazione dei tarocchi di Marsiglia, sapete
che io mi baso tantissimo sulla simbologia, quindi non solo sul significato divinatorio, esoterico, ma anche tanto sulla simbologia. Quindi questo libro che parla esclusivamente di simbologia ed è un libro un pochino diverso dagli altri, mi attirava molto. Poi per 2,80 € comunque ho pensato che potesse essere un buon libro. Ed è stato scritto da Colette Silvestre, che è una delle maggiori esperte di tarocchi in Francia, quindi insomma è anche un'autrice di livello. Quindi l'idea mi piaceva tantissimo. Parla proprio dei tarocchi, così vi faccio vedere una pagina a caso, a livello simbolico, dal punto di vista simbolico. E quindi, insomma, mi piaceva. Questi sono stati tutti i miei acquisti. Come vedete, sono molto vari perché c'è un po' di tutto: abbigliamento, make-up, libri, bigiotteria, tutto quanto. Io mi fermo perché non, ho perso la cognizione del tempo e non so quanto sia durato questo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto. Mettete un like al video se vi è piaciuto. Io vi do appuntamento alla prossima e vi mando, come sempre, un bacio enorme.